Ah, si è svolto oggi un importante confronto, anche mettendo appunto in rapporto diversi settori, incentrato sulle competenze delle persone, sulle competenze delle risorse umane, perché in un mondo in rapida trasformazione da un punto di vista tecnologico si corre sempre il rischio di attribuire rilevanza al driver del cambiamento rappresentato proprio dalla tecnologia, dimenticando che però chi governa le tecnologie, chi definisce i prodotti, chi fornisce i servizi, eccetera, sono sempre le persone. E quindi anche i driver tecnologici in termini di cambiamento richiedono che si continui sempre ad investire sulle competenze delle persone che poi saranno gli interpreti della relazione con i clienti e all'interno delle aziende.